What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo gameplay su 60 Seconds. È così ragazzi che si chiama questo gioco che vi sto portando oggi e che vi porterò ragazzi alternandolo ogni due episodi a Oxenfree, proprio per magari evitare che la serie su Oxenfree diventi troppo, cioè, pesante tutti i giorni, capite? Per da un po' di stacco, Di che si tratta? Io ho visto questo gioco ragazzi dal mio YouTube preferito, che si chiama appunto Markiplier, e ci ha fatto diversi episodi sopra, e secondo me è un gioco sia particolare che geniale da certi punti di vista. Si tratta praticamente, penso possiamo definirlo un survival, diciamo così. E la storia praticamente, cioè ragazzi, è un gioco un pochettino difficile da spiegare così a parole. Praticamente all'inizio abbiamo a disposizione ragazzi 60 secondi, da questo il titolo, per acchiappare familiari, oggetti e risorse all'interno della nostra casa prima che appunto avvenga un olocausto atomico. Una volta avvenuto l'olocausto atomico, quindi una volta che avremo preso tutto quello che siamo riusciti a prendere, ci ritroveremo all'interno del nostro bunker con la nostra famiglia e il gioco quindi sarà così, sarà ambientato all'interno di questo bunker. Dopo vedrete di che cosa parlo ragazzi, e avremo a disposizione un libricino che ci racconterà giorno per giorno quello che succede. Vi ripeto ragazzi, spiegarlo così a parole è un pochettino difficile, io direi che è il caso di andare a giocare. Perché ho scelto sto gioco? Perché vi ripeto ragazzi, mi sembra veramente troppo carino. Poi sarete voi comunque a dirmi ragazzi se volete che porti altri episodi su questo gioco qua. Ok, andremo a scegliere una nuova partita, modalità classica. Classica Apocalisse è proprio la modalità che ci interessa ragazzi. In questo caso direi che insomma, per essere alle prime armi ragazzi, alla prima volta sceglierò la modalità facile. E l'obiettivo del gioco ragazzi ovviamente è quello di sopravvivere. Vedremo quanti giorni riusciremo a sopravvivere. Ok, iniziamo. All'inizio avremo quindi a disposizione 20 secondi per girare un attimo in casa e vedere dove sono i vari oggetti. Ho fatto un po' il tutorial prima, a quanto pare un oggetto di fondamentale importanza è la radio, anche la valigia oserei dire. Dopodiché qua abbiamo il fucile che anche potrebbe esserci utile, un libro, la radio non ho la minima idea di dove sia, maschera antigas. Ok raga, stiamo per partire, stiamo per partire, state pronti perché dopo dovremo portare i nostri oggetti nel nostro bunker. Ci siamo? Ci siamo! Non perdiamo tempo. Ok, sì. Ecco, non c'ho più spazio. Ovviamente ogni oggetto, ragazzi, occupa il suo spazio all'interno dell'inventario. Dovremo poi prendere, ovviamente, anche i nostri familiari. La piccola figliola occupa la bellezza di 3 spazi. Io mi sa che sto facendo già malissimo, ragazzi, perché non sto prendendo niente di quello che effettivamente potrebbe servirmi. Provviste, prendi tutto, lui si chiama Ted. Ragazzi, non ho preso nessun altro oggetto, tipo la radio, non ho preso niente. Non ho idea di dove sia la radio, il lucchetto può servirci forse. Oh, c'ho poco tempo. Prendi tutto, dov'è Tim? Mio figlio, non posso lasciare indietro mio figlio, è qua. Tim, vieni qui da me, è il tuo papà, prendi la maschera. Cibo, non ho preso la radio. Cavolo, non ho preso la radio. Il bello di questo gioco ragazzi è anche questo, che ogni volta ovviamente la storia può cambiare. Quindi già per esempio l'approccio iniziale può essere differente, perché non ho preso alcuni oggetti che avrebbero potuto essere utili, tipo la radio, tipo la mappa se non sbaglio. Non mi hanno spiegato il motivo. Eccoci qua raga, questa resta la nostra ambientazione di gioco. Siamo qua con la nostra famiglia, Dolores, Ted, Mary Jane, Tim. Io direi di dare loro altri nomi, ovviamente, perché sarà il caso. Ok, e questo è il nostro libro, ragazzi, il nostro fedele quaderno che ci racconterà tutto quello che succederà ogni giorno. Siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione, siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme non avremo nulla di cui preoccuparci. Per fortuna abbiamo una scorta di zuppa in scatola, alla radio dicono che fa bene. Ci pare di ricordare che abbiamo messo delle cose qui nel rifugio perché mancava spazio di sopra. Ah, alla fine il disordine ha giocato a nostro favore, grandioso. Ecco perché non trovavo la radio, ragazzi, perché era già nel rifugio. Partiamo bene. Guardate qui, che fortuna aver preso la valigia. Uno di noi deve averci messo dentro queste cose secoli fa. La mappa
E vai! La mappa e le carte, che di sicuro ci saranno utili, ragazzi, per non impazzire, perché questo gioco c'ha tanti aspetti che non vi ho raccontato. Ma per esempio i nostri personaggi possono ammalarsi, possono impazzire dopo un po' di tempo. Dovremmo andare fuori a cercare provviste quando ci sarà bisogno. Quindi è incredibile, raga, ve lo sto dicendo. I nostri scaffali sono pieni di barattoli. Mangeremo barattoli, dormiremo sui barattoli e ci parleremo anche con i barattoli. Anzi, alcuni di noi già lo fanno. Ma no, non mi dico così, che è già stata impazzita. Un'abbondante scorta di acqua significa che non ce ne dovremo preoccupare per un bel po'. Allora, la questione delle razioni, ragazzi, che io sappia, da quello che ho, insomma, diciamo, sentito un po' di qua e un po' di là, non c'è per forza bisogno di dare loro da mangiare e da bere tutti i giorni, soltanto quando ne avranno strettamente bisogno, perché sennò le razioni potrebbero finire in fretta. Oggi abbiamo deciso di giocare a qualcosa, giusto per divertirci un po'. Il primo gioco consisteva nello scegliere quale gioco giocare. Questa attività ci ha impegnati per quasi tutta la giornata e non siamo ancora riusciti a deciderci. Bene, l'impegno mentale è la prima cosa, ragazzi. Allora, non mi ritengo tanto scontenta di questa prima run, eh. Ok, allora, abbiamo comunque cibo, acqua, radio. Abbiamo giocato a verità o penitenza. Quando si è capito che continuavamo a scegliere solo la verità, la domanda era sempre: mangeremo qualcos'altro oltre alla zuppa di pomodoro? Abbiamo convenuto che fosse ora di smetterla coi giochi. È sempre meglio quando tutto è tranquillo. Per fortuna oggi non è accaduto nulla di nuovo a Mary Jane. Ovviamente poi, ragazzi, ogni giorno ci diranno notizie specifiche di ogni personaggio. Quindi Mary Jane, nulla di nuovo. Timmy sta bene, beh, almeno fino a 5 minuti fa. Finora una bella giornata per Dolores. Ted sta bene, perfetto, perlomeno non peggiore del solito. Ok, quindi provviste non ne diamo a nessuno, ragazzi. Il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Le passeggiate in superficie sarebbero un grande rischio per la nostra salute. Ok, qua adesso ci stanno dicendo chi è che potrebbe andare fuori. Però a questo punto, ragazzi, visto che non siamo messi tanto male di provviste, di acqua e tutto il resto, direi che per adesso la spedizione la lasciamo perdere. Quindi rimaniamo tutti qua nel nostro bunker tranquilli. Stamattina qualcosa ci stava osservando da un angolo del rifugio. Pensiamo stretti di un topo o qualcosa di simile. Sembrava anche ben nutrito. Dobbiamo sbarazzarcene o sarà quella cosa a sbarazzarsi di noi. Oh mio Dio, vabbè, dai, per un topolino. Volete che intervenga col fucile? Ma che veramente? Vedete, ragazzi, poi queste scelte ovviamente influenzano le cose che succederanno nei prossimi giorni. Per cui una decisione presa oggi, per esempio, può avere delle conseguenze anche a distanza di giorni. Incredibile, continua a dirlo. Io direi per adesso, ragazzi, oddio, magari se il topo dovesse poi aggredire le nostre provviste e che il fucile potrebbe servirci fuori. Dai, per oggi lascio perdere. Spero di non aver fatto la prima scelta sbagliata di questo video. Ok, sembrerebbe essere tutto tranquillo, almeno per adesso. Mentre correvamo da una parte all'altra in cerca di qualcosa con cui ammazzarlo, quel roditore peloso è semplicemente svanito nel nulla. Uno dei nostri barattoli, ecco, ha fatto la stessa fine. Ma come ha fatto quel diavoletto a far passare un barattolo attraverso uno di quei buchi minuscoli? Ecco, già, ragazzi, abbiamo perso una razione di cibo. Porca miseria. Allora, Mary Jane ha molta sete, quindi le dobbiamo dare da bere. Timmy pure ha sete. Hanno tutti quanti sete, ragazzi, vedete? Per cui in questo caso daremo una razione di acqua a tutti quanti. Allora, potremmo provare ad organizzare una spedizione, ragazzi, eh. Io direi che affiderò questa prima spedizione a Shrek. Direi che lei la chiamo così, ragazzi, perché sembra un orco, mo, scusate. O se no la chiamo Fiona direttamente. No, Shrek fa più ridere, dai. Poi i nomi per gli altri li andremo scegliendo mano a mano. Per cui direi che sceglierò Shrek per la spedizione di domani. Saremo anche al sicuro qui dentro, ma ci sono altre questioni a cui pensare. Nessuno riesce a dormire, bisogna subito risolvere la cosa, altrimenti rischiamo di addormentarci di fronte a problemi reali come l'arrivo dei marziani e eventi simili. Vabbè, comunque, terzo giorno pure è andato, ragazzi. Siamo al giorno 4. Oddio, cominciano tutti a non avere una bella cera per niente. Proprio per niente, ragazzi, mamma mia. Ignorando coraggiosamente i nostri sintomi, abbiamo cercato di dormire almeno per 1 o 2 ore. Niente da fare. Ah, ok, perché sono stanchi morti adesso. Ora siamo più stanchi di prima e con tanti problemi da risolvere. Speriamo che almeno i nostri mostruosi sbadigli spaventi non li sciacalli e ci salvino dalle radiazioni. L'unica che è rimasta in forma, ragazzi, è Dolores. Gli altri sono tutti mezzi morti e che non hanno bisogno di cibo. Forse il cibo può servirgli, non lo so. Gli darò una razione, ragazzi, a ciascuno, perché
Una bella giornata per andare fuori, ci si può sgranchire un po', respirare, bla bla bla. L'unica ragazza in grado di andare fuori, come possiamo vedere, è Dolores. Direi che la manderò fuori con la maschera antigas, perché abbiamo visto che le radiazioni sono ancora pericolose. Speriamo non le succeda niente, perché può succedere anche questo, ragazzi, che magari uno dei personaggi fuori si perda o non riesca più a tornare. Non lo so, può impiegare anche 2-3 giorni prima di tornare, eh. È sempre meglio quando tutto è tranquillo. Per fortuna oggi non è accaduto nulla di nuovo a Shrek. Non ci sono novità riguardo Timmy. Dolores è salita in superficie, speriamo che torni sana e salva. Ted dice che non dobbiamo preoccuparci. Ok, stanno tutti bene, ragazzi. Perfetto. È molto difficile essere preparati agli imprevisti se non riesci a prevederli. Beh, se non fosse così non si chiamerebbero imprevisti. Beh, appunto. Ok, un'altra giornata è passata. Inizia il giorno 6. Sempre tutti con la pessima cera. Chissà, magari il nuovo mondo non sarà così terribile e ci offrirà delle nuove opportunità. Dobbiamo dare qualcosa da bere a Shrek. Ok, tutti e tre hanno bisogno di acqua, ragazzi, che è proprio l'unica cosa che comincia a scarseggiare. Io mi auguro vivamente che Dolores riesca a trovare dell'acqua. Allora, non c'è niente di più irritante del silenzio, ed è tutto quello che la nostra radio ha da offrirci. Niente musica, niente chiacchiere, niente di niente. Non potremmo provare a ripararla? Fissarla di certo non la farà funzionare. Ok, proviamo a ripararla allora. Con che cosa dovresti ripararla? Non lo so, Ted. Oh no, si è rotta. Se non sbaglio la radio, ragazzi, è un elemento fondamentale per la salvezza. Cavolo, direi che non c'è andata bene. Quello oggi è ufficialmente andato. Niente. Oggigiorno la tecnologia cambia così in fretta che è difficile tenere il passo. Poco male, si può vivere anche senza una radio. No, non direi, perché mi sa che è fondamentale per la sopravvivenza. È sempre meglio quando tutto è tranquillo, quindi niente. Timmy si sta comportando bene. Ok, nessuno ha bisogno di niente, ragazzi. Abbiamo deciso di dare un'occhiata veloce all'esterno per controllare se il negozio all'angolo fosse ancora in piedi. Stavamo per uscire quando abbiamo sentito un ringhio nell'oscurità e un paio di occhi feroci sono comparsi qualche passo più avanti. Avevamo pochi attimi per decidere cosa fare. E che è? Magari è un ringhio, un paio di occhi feroci. Cioè, usare il fucile mi sembra un po' esagerato. Niente, lasciamo le cose così. E chissà che diavolo. Dolores è tornata. Non sembra in ottima forma. Ha spaccato pure la maschera antigas. Ma che cavolo, che ci rimane? Era troppo rischioso affrontare le minacce dell'oscurità. Abbiamo deciso di agire come ogni persona di buon senso, chiudendo la porta. Al mattino seguente la creatura era scomparsa. Ok, almeno da quel punto di vista ci è andata bene. È stato bello vedere Dolores tornare sana e salva. Quando si è disperati o si hanno bisogni dietetici particolari, tutto può diventare una fonte di cibo, persino i bidoni dell'immondizia. In genere gli spazzini avrebbero già raccolto tutto, ma per ovvie ragioni non sono passati. Per una volta credo che nessuno se ne lamenterà. Perché la gente butta via l'acqua? Non importa chi trova tiene. Ha trovato una sola bottiglia d'acqua, ragazzi, e la maschera antigas è andata, quindi non potremo riutilizzarla. Ok, Mary Jane si sente al sicuro. Timmy è tornato in forma. Dolores non ha più forze. Dobbiamo darle assolutamente da mangiare. L'unica a cui dare da mangiare è Dolores, per fortuna. Non abbiamo dovuto utilizzare acqua. Pensavamo che le telefonate appartenessero al passato, visto che la bomba ha annientato ogni cosa in città. Invece una cabina telefonica sulla strada è riuscita a sopravvivere e sembra stia squillando. Dovremmo mandare qualcuno a rispondere. Chi è che era in ottima forma? Aspettate un attimo. Timmy sembra essere riposato, ragazzi. Direi di provare ad utilizzare lui. Però, cioè, se fuori ci sono ancora radiazioni, non so in che modo potrà tornare, Spero non torni tipo ammalato. Ok, Elisano è salvo. Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava di sopravvissuti della città vicina di Hill Valley. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni, ma poi è caduta la linea. Qualcosa deve essere andato storto da loro, speriamo che richiamino. Eravamo così preoccupati per Timmy, ma è riuscito a tornare e ora è al sicuro con noi. Per fortuna. Dobbiamo dare qualcosa da bere a Shrek. Dolores ha ancora fame e Ted anche deve bere, ragazzi. Quindi uno, fame, e Shrek ha sete. Niente, dovremmo organizzare una spedizione, ragazzi, perché i livelli di contaminazione sono ancora molto alti. Merda, se uscissimo ora potremmo contrarre delle malattie da radiazioni. Non abbiamo più la maschera antigas, raga. Ci toccherà cercare di tenere duro. In teoria un'esplosione nucleare dovrebbe essere abbastanza grave da placare qualsiasi discussione. Quando però il futuro non si presenta troppo roseo e tutto ciò che vedi sono le pareti grigie di un bunker, basta poco per innescare un conflitto. Ed è proprio quello che è successo. Mannaggia, speriamo che ci duri l'acqua, ragazzi. Comunque sono abbastanza soddisfatta. Siamo al giorno 10 e le cose non sono ancora
andate poi così male. Abbiamo smesso di litigare, ma quanto durerà? Shrek sta bene, Timmy sta bene, Dolores ha fame e sete e Ted è a posto. Per cui Dolores è l'unica che deve mangiare e bere, si deve un po' riprendere. Sembra che la zona sia ancora irradiata, uscire in questo momento è pericoloso. A meno che qualcuno non abbia voglia di ammalarsi, no. Cerchiamo di resistere, per fortuna abbiamo ancora un pelino di scorte, di acqua. Brutti maniaci, l'avete fatto saltare in aria, dannati, dannati tutti all'inferno. Avremmo dovuto dire così ai nostri vicini di casa quando hanno fatto saltare in aria il loro barbecue la scorsa primavera. Quelli erano bei tempi, peccato, peccato per quel barbecue. Ok raga, speriamo che nel frattempo... Cos'era quel rumore? Cos'è quel rumore? Cioè speriamo che l'acqua ci duri. Quello che facciamo oggi sarà il nostro domani, quindi cerchiamo di farlo bene. Shrek a posto, Timmy deve bere, Dolores non mangiare un bel po'. Ma che dici, se l'ho data da mangiare ieri. Eppure Ted è affamato, porca vacca. Shrek è l'unica che è in forma. Allora, Timmy deve bere. Dolores ha detto che ha fame, giusto? Eppure Ted ha fame, raga. Ok, a me la cosa che preoccupa è l'acqua. Niente, i livelli di contaminazione sono ancora molto alti. Se quella scema di Dolores non avesse rotto la maschera antigas, è l'unico che può andare fuori, ragazzi, è Timmy. Però se si ammala poi non abbiamo modo di curarlo perché non ho preso la cassetta medica. Però l'altro giorno forse riusciamo a resistere. Oggi ci siamo un po' spaventati quando la mappa è caduta all'improvviso dal muro. Ci sono forse degli spiriti nel rifugio. E così lì dietro abbiamo scoperto la presenza di una specie di cassaforte. Non ricordiamo di averla installata, ma forse possiamo aprirla. Beh, in teoria abbiamo tutto il tempo possibile per farlo. Proviamo? Ah, oh, quel teschio e la situazione mi puzzano un po'. Però cioè se è qua sotto non dovrebbe esserci alcun problema. Incrociamo le dita. Siete tutti vivi? Sani? Vegeti? Questa non c'era prima. Wow! Non sappiamo perché la mappa si è staccata dal muro, ma meno male. Dentro la cassaforte polverosa che vi si nascondeva dietro c'era una delle provviste. E vai! Shrek dovrebbe mangiare e bere. Timmy è affamato. Ted ha sete. Timmy ha fame. E Ted ha sete? Sì, merda raga, qualcuno deve andare fuori. Mi dispiace ma l'acqua sta per andare. Proviamo a mandare fuori Timmy raga, che dobbiamo fare? Non è che abbiamo altra scelta, almeno c'abbiamo una cassetta medica. In questi tempi, quando sentiamo bussare alla porta entriamo nel panico. E quando quel tizio si è presentato al nostro uscio proponendoci una partita a carte molto vantaggiosa, non ci ha convinto. Quanto valgono due scatole di zuppa in palio ora come ora? Io non rischierei raga, perché se dovessimo perdere che famo? Intanto con la zuppa non siamo messi troppo male e Timmy deve uscire, per cui questa non me la rischio. Giorno 13. Siamo pronti. Il gioco d'azzardo è una pessima abitudine. Che razza di esempio è per i bambini? Abbiamo bisogno di provviste, ma non così. In caso deruberemo qualcuno, è certo. Così abbiamo mandato via il tizio. Che liberazione. Shrek è a posto. Timmy sembra persino allegro. Dolores ha sete. E Ted è riposato. Per cui Dolores è l'unica che deve bere un po'. Shrek sembrerebbe essere in forma. Secondo me sembra quella più resistente, ragazzi. Per cui la manderei fuori con la valigia, che potrebbe essere utile magari per mettere più cose dentro. Per cui vai Shrek, sei tutti noi. Forza e coraggio. Riporta dell'acqua, ti prego, perché sennò qua mi sa che moriamo di sete. Timmy non beve da troppo tempo. Timmy è l'unico che deve bere. Ok, cerchiamo di resistere. Fintanto che cibo e acqua non ci mancano, possiamo rimanere qui, ma non per sempre. Vorremmo metterci subito in salvo ed evitare di peggiorare la situazione, ammesso che sia possibile. La nostra speranza è che dei soldati coraggiosi ci portino in un rifugio statale nascosto e ben fornito. Timmy lo ha letto nei fumetti, pertanto deve esistere per forza. Dobbiamo soltanto riuscire a contattare l'esercito. Ecco perché la radio era fondamentale, ragazzi. Noi abbiamo avuto un'immensa risfiga, insomma, che si spaccasse. Che palle. Possiamo solo incrociare le dita e sperare, insomma, che Shrek torni sano e salva. Forza, ragazzi, dovete resistere. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona, dobbiamo assolutamente sintonizzare la radio a intervalli regolari. È rotta! L'alternativa è vagare in superficie in attesa di essere salvati. La prima opzione ci sembra più sensata anche a me, ma se è rotta! Timmy non si è ancora perso d'animo, Dolores è abbastanza calma e Ted ha sete. Tieni Ted, oddio, ci rimane l'ultima bottiglia d'acqua. Non abbiamo notizie della situazione all'esterno. Per saperne di più, scoprire se qualcuno è riuscito a mettersi in salvo, una radio potrebbe esserci. D'aiuto, è rotta! In che lingua te lo devo dire? E sta rotta la radio, joder. Chi è che bussa? Chi è che bussa? Beata ignoranza, siamo convinti che un altro giorno senza notizie di certo non ci ucciderà. Non ci sono novità riguardo Timmy. Dolores ha sete. Tutti hanno sete, ragazzi. Ah!
Oddio, senza acqua ragazzi moriremo. È proprio matematico. Stavamo ammirando il paesaggio radioattivo quando abbiamo visto una giovane donna in abbigliamento medico. Aveva un temibile fucile con sé, ma ci ha salutato gentilmente. Ha detto di essere una cacciatrice alla ricerca di un grosso ragno mutante. Oh, ragni mutanti pure qua. Ha finito le munizioni e ci ha detto che se l'aiuteremo saremo ricompensati più avanti. No, non munizioni. Semplice, mi dispiace cara mia, non ne ho. Ui, Shrek! Shrek è tornata e sembrerebbe essere abbastanza in forma. La donna ha detto che uccide soprattutto per cibo. Chiaramente è una selvaggia non civilizzata. La zuppa è ciò che mangiano le persone per bene oggigiorno. Non ci piacciono queste cose e non le abbiamo dato nulla, perché non l'avevamo. Niente ci ha mai reso così felici quanto vedere Shrek tornare nel rifugio. Ok, la valigia l'ha riportata, però ha portato qualcosa. Mi ho la sensazione che qualcuno ci abbia seguiti. Meglio fare attenzione la prossima volta che usciamo. Sebbene il porto fosse distante dalla nostra casa, sapevamo di un magazzino che aveva messo da parte un numero impressionante di prodotti prima dei bombardamenti. Abbiamo pensato che valesse la pena farci un salto. Acqua dappertutto. E il problema non era nemmeno trovare le bottiglie, ce n'era una volontà. Il problema era l'acqua alquanto salata. Ui, 4 bottiglie d'acqua. Mica siamo salvati ragazzi per il rotto della cuffia. Nel retro abbiamo scoperto un container mezzo affondato con un'etichetta. Materiale non importante, era zeppo di munizioni. Ecco, adesso magari potremmo scambiare con quella tipa ed è troppo tardi. Shrek sta morendo di fame, meglio darle qualcosa da mangiare. Ok, è molto stanca. Timmy ha sete, Dolores, quindi devono tutti mangiare tranne Timmy che ha sete. Ok, facciamo così. A posto. Fuori c'è un silenzio terrificante, forse sicuro, forse no. Non lo scopriremo fino a quando non usciremo. Direi ragazzi di provare ad organizzare una spedizione per domani. Ci ha fatto visita un commerciante dall'aspetto trasantato con una borsa altrettanto malconcia. Ci ha proposto un'offerta semplice che ci farà solo oggi. In cambio di un solo barattolo di zuppa riceveremo la borsa e tutto ciò che contiene. Non possiamo vedere cosa c'è dentro. Il commerciante ci lancia occhiate arrabbiate ogni volta che facciamo un passo verso la borsa misteriosa. Bella domanda. Io ci proverei, dai, proviamo. Rischiamo, dovremmo fare una spedizione domani. Speriamo non sia successo niente. Un micio! Un gatto! Amore! Che è successo? Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa è iniziata a scuotere in modo violento e a emettere suoni stridoli orribili. Impauriti, ci siamo addossati ai muri. Quando finalmente la bestia si è liberata, è saltato fuori che era solo un gatto domestico arrabbiato. Il finone ci ha lanciato un'occhiata minacciosa e si è seduto subito in un angolo per pulirsi. Sul collare c'è scritto Sharikov, sarà il suo nome? Quindi praticamente abbiamo scambiato un barattolo di zuppa per un gatto? A cui dovremmo dare da mangiare? Minchia, maledetto commerciante di merda. Allora, hanno tutti fame tranne Ted che ha sete. No, Dolores è a posto. Ok, qualcuno deve andare fuori, raga. Mi dispiace, da ieri che ci preparano per questa spedizione. Chi sarà il fortunato? Il fortunato mi sa che oggi sarà Dolores. Dolores, direi che puoi portare con te la valigia, così da poter portare con te sempre anche la mappa. Vediamo se magari le serve qualcosa, raga. Incrociamo le dita, anche in questo caso. Speriamo vada tutto bene. Sono estremamente soddisfatta comunque per come sta andando la cosa. Guardate il micio, si è messo sul mobile. Chi è che bussa? Allora, Shrek c'ha fame e c'ha sete, ragazzi. L'unica, ok, è Shrek che deve mangiare e bere. Perfetto. Meditavamo sul nostro primo pasto senza zuppa di pomodoro quando abbiamo sentito delle grida dall'esterno che provenivano da un gruppetto di sopravvissuti malconci. Non avevano un bel aspetto e non ci ha meravigliato la loro richiesta di aiuto. Ci hanno chiesto qualsiasi cosa potessimo dargli. Acqua, cibo, medicine, quanta acqua abbiamo. Ah, sperando che Dolores possa tornare, gli do solo una bottiglia d'acqua, raga. Più di così no. La scatola delle medicine ci serve, scusate tanto. Chi è che russa? Cos'è sta boccia qua? Cos'è sta cosa? Veleno. I nostri ospiti non riuscivano a trovare le parole per esprimere la loro gratitudine. Hanno versato lacrime, regalato sorrisi e scambiato abbracci. Poi ci hanno augurato buona fortuna. Bella sensazione quella di poter aiutare gli altri. Se ne sono arrivati a poco dopo, bla bla bla. Mentre giocavano nel rifugio, Sharikov ha trovato una scatoletta di legno che era nascosta dietro alcuni mattoni smossi. Una vecchia lattina di insetticida. Ah, però, che ne sappiamo, può essere utile. Grazie, gatto! Shrek ha fame, Timmy ha sete. Ok, Shrek ha fame, Timmy ha sete. Ti prego, Dolores, torna! Siamo stati parecchio impegnati da quando siamo arrivati in questo bunker, ma c'è ancora molto da fare, come per esempio portare la siepe in giardino, potare, non portare. Sarà una delle prime cose che faremo quando usciremo da qua. Certo, ci preoccupiamo dell'unica cosa. Stiamo cercando... Cioè, siamo in un olocausto atomico, quello di cui ci preoccupiamo è potare la siepe in giardino.
Ma che veramente, raga? Ma di che parliamo? Perché Dolores non è ancora tornata? Allora, raga, siamo giunti al giorno 21. La cosa si è fatta, direi, alquanto interessante. La situazione sembrerebbe promettere bene, eh? Io spero che possa continuare così. In ogni caso, continueremo da questo punto la prossima volta, sperando di riuscire a sopravvivere il più a lungo possibile. Fatemi sapere, ragazzi, se questo tipo di gioco vi piace, se questo video vi è piaciuto. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Updash a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!